Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggi, è tornato un caldo maledetto e quindi continuiamo con i gelati Inui. Questa volta abbiamo sia Inui, nocciole salate e caffè della Tanzania che avevo già visto l'anno scorso sul sito, ma non avevo mai trovato la Inui, però non l'avevo mai assaggiato insomma. E poi il gusto nuovo di quest'anno che è New York Cookies e Panna, cioè sempre il riflesso della luce trasparente. Penso che inizierò da questo qui alla panna perché vedete che quello del caffè sono un pochettino più forte come sapore, quindi assaggiamo prima questo. Allora, New York, la città che non dorme mai, sempre in movimento e carica di energia dalle prime luci dell'alba fino alla notte fonda. Una città cosmopolita dove ogni quartiere ha una sua personalità unica e straordinaria, dalla scintillante Broadway che incanta con i suoi neon al verdeggiante tranquillo Central Park. Nel New York Cookies e Panna aggiungiamo pezzi di cookies newyorkesi, uno strato spesso di cioccolato al latte che racchiude un cremoso gelato alla panna con un vortice di pezzetti di cookies. Sei pronto per la tua prossima avventura? Sotto è scritto uguale, ma in tedesco. Allora, gelato alla panna e gelato alla panna variegato. Gelato alla panna e gelato alla panna variegato. Con pezzetti di biscotti di New York al cacao 5,5%, le coperte di cioccolato al latte 32%, con granelli di biscotti di New York al cacao 6%. Gli allergeni sono latte, panna, burro, soia, frumento. Arachidi, può contenere arachidi, frutta guscio, uova e cereali contenenti glutine. Quindi questo è il Nui New York Cookies e Panna. È caduto il cioccolato e per poco ho mangiato il bicchiere dell'acqua, vabbè. Vedete, c'è il gelato alla panna e il gelato variegato, così forse vede meglio. Si capisce che ci sono le righette, boh, ah, forse così. Se li faccio un po' ombra, forse, ecco, si capisce meglio. Ecco, si vedono qua. Vabbè. I biscotti sento nel cioccolato. Al cioccolato. Anche nel gelato, anche se devo dire che onestamente il cioccolato è talmente forte che si sente poco. Scusate, cioccolato da tutte le parti. Si sente poco il gelato, secondo me. Cioè, i cookies nel gelato, però è solo un morso, magari mangiandolo tutto è diverso. Scusate, ma adesso vi la voce, vabbè. Proviamo questo altro tè. Allora, nocciole salate e caffè della Tanzania. Acquistiamo i nostri chicchi di caffè robusta alla Tanzania. Spesso vengono coltivate nelle regioni di Bukoba, al confine con il lago Vittorio, dove l'ambiente umido costituisce un'ottima condizione di crescita per ottenere un sapore deciso e dolce. I chicchi tostati e macinati in una vera cottura al cioccolato arricchiscono il cremoso gelato al caffè, a volte un delizioso cioccolato fondente con pezzi di nocciole salate. Ogni morso può portarti lontano un'avventura africana. Ora che l'ho letto, mi viene il dubbio di aver già assaggiato questo Nui Tanzanian Coffee. Vabbè, nel caso vi risparmio di andare a vedervi il video, me lo riguardate qui. Allora, gelato al caffè della Tanzania con caffè della Tanzania in polvere, 0,4% e con variegato al cioccolato 5%, ricoperto al cioccolato fondente 32% con granella di nocciole salate 4,5%. Gli allergeni sono latte, panna, nocciole, soia, burro, può contenere arachidi, frutta guscio e uova, senza glutine. Questo, mentre l'altro no, chiaramente. Il frumento. Però tutti e due non contengono olio di palma come ingrediente. A latte vegetariani e c'è il quello del
Rainforest Alliance. Il cioccolato. Vabbè, ripeto, mi sta venendo questo. Ho guardato i video e non l'ho visto. Ma non lo so, perché non mi ricordavo onestamente. Io ho detto lo prendo perché tanto al caffè non penso che mi farà schifo. Perché non mi ricordo se l'ho assaggiato o no. Ho guardato i video e mi sembra di non aver assaggiato, però ora che ho letto la descrizione mi sembra di sì. Io non lo so. Vabbè, pazienza, lo riassaggio. Mi ha staccato un pezzo di cioccolato. Molto buono. È estate, scusate, ci sono le finestre aperte, sentite gente che suona. Allora, un cioccolato fuori molto buono, appunto. Fondente cioccolato, cioè fondente caffè buonissimo, in più sento le nocciole salate. Anche il caffè, il gelato al caffè è molto buono, vedete i puntini di caffè. Molto caffeoso. Molto buono. Beh, che dire, questo si era assaggiato, non me lo ricordo, però molto buono. Molto buono le nocciole salate come contrasto, mentre questo qui, quello, ecco, è meglio. Questo qui, New York Cookies e Panna, non mi fa impazzirissimo, nel senso che sì, si sentono un po' i biscotti, però un po' granellosi nella copertura del cioccolato, un po' più morbidi all'interno. Però non è che mi fa dire wow, è buonissimo, mentre questo è molto buono. Molto buono, molto buono. Adesso vi sfido ad andare a cercare il video dove forse l'ho assaggiato o forse no. Chissà se ce l'ho o meno. Niente, detto questo, fatemi sapere se li avevate assaggiati, se li avete visti e cosa ne pensate soprattutto. Grazie per aver visto il video. Un bacio, alla prossima, ciao!